Eccoci qua, pecore chiuse, sono venuta in roulotte a mangiare, ma siccome piove non potevo lasciare le pecore qua sotto dove ho la roulotte per la notte, ho spostato il recinto perché sennò sarebbero state nello sporco e quindi stanotte si dorme in roulotte perché il recinto pulito l'ho fatto distante dalla roulotte, la roulotte là non ci arrivano i mezzi. E quindi stasera si inizia la stagione estiva dormendo in roulotte. Diluvia, quindi mi sono messa due coperte in un sacco. C'ho nello zaino il visore notturno, i petardi e le pile. Bella imbacuccata, tutta rossa, dopo tutto il giorno che prendo freddo qua in roulotte a cucinare, mi è venuto caldo, tutte le guance rosse. Si parte. Eccoci qua. Questi sono i mezzi, il recinto tutto sporco è lì sotto, vediamo di non scivolare, si scivola assai, quello è tutto il recinto sporco, lì è cortina e laggiù sono le pecore, quindi io dovrò andare a dormire lì. Pioggia, già sta abbaiando nella stessa direzione dove ha abbaiato sempre la notte scorsa. Abbaia dal bosco verso il bosco. La notizia simpatica: pioggia, non ti abbandono, io sto qua con te e ti aiuto. Facciamo la guardia insieme. Io non vi abbandono mai. Costi quel che costi. Infatti, la sorpresa è stata che mio figlio mi ha portato la tenda proprio per queste evenienze, ma si è sbagliato. Ed è la tenda che ho utilizzato per appollaio l'anno scorso, scesa dalla malga. Quindi posso dire che non ho una tenda perché è tutta sporca ed è anche rotta, come vedete qui è tutta rotta, entra tutta l'acqua dentro, sa proprio di pollaio, quindi dovrò inventarmi una nuova soluzione, ma anche in queste condizioni io e i miei animali non li abbandono, io starò qua con voi bimbe. Il problema è che dormirei anche qua dentro io, meglio che fuori alla pioggia, solo che è proprio intrisa di odore di segatura, che è una roba che mi fa strallergia, quindi niente, assolutamente, come metto il naso dentro mi si chiude il respiro, no, preferisco dormire fuori. Ho trovato un albero protettivo, adesso vediamo se riesco a mettermi la bottiglia dentro il maglione, così riesco a tenere sia le coperte che l'ombrello e andrò a dormire sotto un albero che non è proprio vicino al recinto, questo mi dispiace, è un po' più in là. È un po' laggiù, però è un albero molto con gli aghi molto fitti, quindi dicevo che mi partono le coperte, che è un albero con gli aghetti molto fitti. Scusate, sto chiudendo la tenda perché almeno la voglio lasciare con... ecco, scusate, con la pioggia il telefono fa il birbante. Dicevo che volevo lasciare comunque la tenda montata qui, di modo che i lupi possano comunque percepire una presenza strana, diversa dal solito. E io andrò a dormire sotto un albero laggiù,
Niente, la bottiglia mi è cascata. Ecco, vado a dormire sotto un albero laggiù in fondo. È un po' distante dal recinto, questo mi dispiace, però è come una camera d'hotel, perché c'ha i rami molto, proprio ombrello, e gli aghi molto fitti che creano un fondo nel terreno abbastanza asciutto. E pioggia che abbaia. Pecore sono là e io dormirò qui a 30 metri da qui. Adesso mi farò un piazzamento alla base con i sacchi della spazzatura, ho anche la mantella, quella gialla un po' più grossa, e sopra le fronde dell'albero e l'ombrello. Quindi dormirò lo stesso bene e qua comunque, anche se non sono attaccata al recinto, ma sono dal lato bosco, quindi essendo dal lato bosco i lupi, se arrivano da qua. Anche ieri notte hanno sempre provato a raggiungere il recinto da qua, quindi credo che comunque sia una buona postazione. Petardi in tasca, pronti all'uso, sperando che non si inumidiscano, sennò non funzionano più. E eccoci, siamo arrivati. Voi non riuscite a vedere perché è buio, ma appena mi sarò piazzata vi farò un bel video con la pila, potrete vedere qualcosa. Eccoci, questa sarà la mia postazione notturna. L'ombrello non deve rotolare giù, se mi viene a mancare anche lui sono a posto. A dopo! Ed eccoci qua, l'ombrello e l'albero come soffitto, una bella busta della spazzatura a coprirmi, una coperta che adesso coprirò anche lei con una bella busta della spazzatura. Le pecore sono là, vediamo se riesco a farvele vedere, eccole là. Sono un po' lontana, ma comunque da qua si sente tutto. Quello è il recinto, quelli sono gli occhietti delle pecore. Da qua si sente tutto e soprattutto qua c'è il bosco, quindi se arrivano i lupi arrivano da qua. Ieri il cane, che quelli da manovra per lo più scappano e si nascondono perché hanno paura. Pioggia abbaiava guardando in questa direzione dentro il recinto con loro. E quindi siamo pronti per la notte. Ora metto subito una busta della spazzatura sopra la coperta, così magari si bagnerà meno. E comunque mi piace questo stile casual, cosa ne dite? Utile. Sacchetto della spazzatura con un buco sopra, un buco nelle maniche. Diciamo che può andare come mantella di emergenza. Buonanotte a tutti, speriamo. Vi aggiornerò, vi terrò aggiornati con il mio visore notturno in caso di presenze lupesche, che ormai sono una costante purtroppo. Ciao ragazzi!